Sì, oggi abbiamo inaugurato l'attività di macinazione, cioè il grano diventa farina a San Floro, come 100 anni fa i mulini a pietra riprendono vita e quindi possiamo ottenere la farina. Il 19 marzo, come dicevi tu, avvieremo anche l'attività di panificazione e l'attività di diciamo, degustazione di pizzeria. Naturalmente è la prima volta che in Calabria in 120 giorni da zero si riesce a costruire un casolare, ad autorizzarlo, a essere operativi e appunto a macinare il primo quintale di grano davanti a migliaia di persone. Come è partito tutto questo? Il progetto è nato su internet, ho lanciato un appello, aiutatemi a salvare un mulino, e da salvare un mulino abbiamo costruito ex novo un intero casolare appunto per macinare il grano in farina. Dopo questo è nata la filiera dei grani, abbiamo oltre 200 ettari di grano già coltivato, Senatore Cappelli per esempio, grano antico specializzato biologico. Da questo sta nascendo una marea di opportunità di lavoro per creare nuovi posti di lavoro come fornai, pizzaioli e mugnai e perché no anche dei camerieri, da mandare in tutta Italia perché stiamo creando un franchising per le pizzerie Mulinum. Ecco, una grande rete che si sta allargando sempre di più anche questa sera, diverse persone provenienti dalla Calabria ma non solo. C'è gente, come vedevamo prima, dal sud Italia possiamo dire, perché su Facebook mi hanno seguito, ci tengono, è la prima volta, ci tengo a dirlo, che un mulino diventa pubblico, social, di solito sono beni personali che non si usano, il nostro è proprio improntato alla condivisione, quindi creiamo contatti e creiamo rete insieme. È un progetto importante, un progetto impegnativo per il quale bisogna mantenere comunque alta l'attenzione e alta la qualità e anche l'impegno. Assolutamente, noi non nasciamo per fare semplicemente industria o business, nasciamo con un'etica precisa, difendere il territorio e la tradizione, quindi solo cibi biologici che facciano bene ai nostri consumatori, perché i consumatori siamo prima noi. Questo è lo scopo di Mulinum. L'invito anche ai tuoi coetanei a credere nei propri sogni. Sì, se l'ho potuto fare io a San Floro e ho 28 anni, spinto è vero da nonna Concetta che ormai è una leggenda, però chiunque credo che in Italia, se abbia una buona idea e le capacità per realizzarlo, possa farlo. Può spaventare non avere risorse? Assolutamente, no, le risorse contano poco, si trovano, le idee valgono ancora meno, conta una cosa solo, la volontà di fare le cose, è quella che oggi è rara. Grazie.